Iniziamo subito con il tutorial. Dunque, l'obiettivo di oggi è quello di far vedere un make-up particolarmente facile, particolarmente leggero, anche perché in estate lo sappiamo tutti, meno ci si trucca meglio è. Non solo per non sembrare dei mascheroni, soprattutto per la salute della nostra pelle, perché già tende a respirare molto di meno la pelle con il calore e con il sudore che la occlude. In più, se ci mettiamo sopra dei prodotti troppo pesanti, andremo semplicemente a creare un danno prima del previsto sulla nostra pelle. Dunque, iniziamo subito con il fondotinta. Il fondotinta io non lo utilizzo mai d'estate, quindi passo direttamente o quando sono abbronzata direttamente con la terra, piuttosto che con le BB cream, che sono molto leggere e danno quel senso di uniformità al viso e soprattutto lasciano un'idratazione alla pelle molto alta. Oggi sulla mia pelle utilizzerò, il nome intero è Grimmy BB Cream di Kiko, colore 03 Warm Almond. Vado semplicemente ad applicarla come fosse una crema. C'è chi la applica con il pennellino, c'è chi la applica con la spugnetta. Io in questo caso voglio fare una cosa veramente molto rapida e quindi la applico semplicemente come se fosse la mia crema giornaliera e quotidiana. Secondo passaggio andiamo a togliere un pochino le occhiaie che si vengono a creare. Io ovviamente, come potrei fare a meno del mio fondotinta stick e correttore di Deborah, ovviamente 01 Light. Con le nostre dita, piuttosto che con una spugnetta, facciamo rapidamente una sfumatura del colore chiaro. Dopodiché andiamo a fissare tutto il nostro lavoro ovviamente con una cipria. In questo caso utilizzo una cipria di Guerlain Le Meteorite. Ok, una volta fissata la nostra base andiamo ad occuparci dei chiaroscuri. Ovviamente uno non è obbligato, però per dare un pochino di volume ai nostri lineamenti io utilizzo il Kabuki, quello fatto a pesciolino, quindi molto stretto, e in questo caso utilizzo di Deborah il Contour Kit. Quindi andiamo a prendere il colore scuro e andiamo a togliere l'eccesso e poi andiamo a fare una bocca da pesciolino e andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Proprio all'attaccatura dei capelli. Poi andiamo a creare il nostro classico 3, ovvero partiamo dalla fronte, scendiamo e andiamo giù. Ragazze, inutile dirvi quanto sono importanti fare bene le sopracciglia e curarsele. Io utilizzo spesso e volentieri la matita di Sephora, la numero 02 Nutmeg Brown, perché è per sopracciglia bionde ma non troppo bionde, perché a me piace, nonostante io sia chiara di capelli, piace comunque avere lo sguardo incorniciato da delle sopracciglia che si vedano. Andiamo semplicemente a segnare la sopracciglia con la nostra riga. Ovviamente voi dovete decidere la vostra forma, la vostra intensità di sopracciglia e soprattutto di colore. Mi raccomando, un piccolo consiglio: una volta che voi avete fatto il contorno delle vostre sopracciglia, non lasciatele lì come sono, ovvero con il pennellino che c'è di solito dietro la nostra matita per sopracciglia, andiamo a sfumarle. Tutte le sopracciglia naturali sono sfumate. Io vedo a volte delle ragazze che hanno delle sopracciglia marcatissime qua, come fossero due linee nette e poi continuano. Ragazze, bisogna sfumare queste sopracciglia, bisogna sempre, sempre sfumarle. Così. Una volta che ci siamo occupati delle sopracciglia, ci occupiamo degli occhi. Un piccolo trucco di quest'oggi che vorrei condividere con voi: avete delle terre scure, dei blush particolarmente belli? Noi andiamo semplicemente con l'occhio a cercare di creare una piccola ombra, quindi con il colore più scuro delle nostre terre, perché le nostre terre possono fare benissimo da ombretto. Quindi della nostra palette andiamo a prendere, ricordiamoci che è una palette per il contouring, quindi è semplicemente per il viso, andiamo a prendere il colore più scuro e andiamo a creare un'ombra sulla nostra arcata oculare. Stessa cosa dall'altra parte. Andiamo a creare un pochino d'ombra anche al di sotto. Questo è facoltativo, a me piace molto perché dà un pochino più profondità all'occhio piccolo e quindi potete farlo come non farlo. Andiamo a prendere sempre il colore scuro e facciamo questo lavoro qua. Vedete che dà molta più profondità di questo occhio qua, poi come vi dicevo può piacere o non piacere, a me piace quindi lo faccio. Con un semplice polpastrello andiamo a prendere il colore chiaro e l'illuminante e andiamo a
passarlo sopra la nostra arcata sopraccigliare, in modo da pulire bene la zona ed ingrandire lo sguardo. Quindi con una palette del contouring abbiamo fatto esattamente la nostra base occhi del make-up. Ok ragazzi, a questo punto andiamo un pochino, almeno a me piace molto in questa stagione avere una matita comunque che mi risalta il colore dei miei occhi, però allo stesso tempo non mi piace una matita nera, quindi io utilizzo veramente molto spesso, piuttosto che la matita nera all'interno dell'occhio, utilizzo una matita di pupa marrone. Con questo semplice gesto che conosciamo tutti, apriamo un pochino l'occhio. Vedete, dà un pochino più questa sensazione. Sto facendo nella parte superiore della palpebra. Ragazzi, ovviamente non è importante se è una linea perfetta o meno, anche perché andiamo a sfumarla tra poco. Stessa cosa dall'altra parte. Una volta che abbiamo passato la matita, invece pensiamo ad andarle a sfumare. Un pennellino di questo tipo qua, quindi vedete molto piatto. Andiamo a sfumare, semplicemente andando sopra la matita e portandola fuori all'esterno dell'occhio. Cercate di portarla sempre all'esterno dell'occhio e sempre verso l'alto, in modo da slanciare l'occhio. Ok, guardate un po'. Passiamo al mio momento preferito, ovvero l'applicazione del mascara. Piega ciglia, lo so che fa paura, ma ricordatevi sempre che le ciglia in alcune persone tendono ad andare verso il basso, quindi noi dobbiamo portarle su, verso il cielo, quindi avviciniamo, chiudiamo e pieghiamo. Io oggi voglio anche farvi vedere e provare insieme a voi il False Lashes Maximizer di MAC, ovvero un primer che dovrebbe dare un volume straordinario. Proviamo. Guardate un po', sono tutte ciglia bianche, bianchissime come la neve. Stessa cosa dall'altra parte, passiamo piega ciglia nel mentre che l'altra palpebra si asciughi e passiamo il nostro primer di MAC. Ok, colgo l'occasione intanto di parlarvi di, visto che si deve asciugare il mio primer, di un mascara che ho pagato 2,49 euro di Debbie. È il Volume Experience, è veramente il miglior mascara che io abbia mai provato in questi ultimi anni low cost. È pazzesco ragazzi, davvero vi garantisco che dura tantissimo. Adesso lo andiamo ad applicare e vi faccio vedere quanto può fare un mascara low cost di 2,49 euro sulle ciglia ben pettinate. Andiamo. Buonissimo. Dunque, andiamo ad applicarlo sulle nostre ciglia. Cioè, guardate dopo una sola passata che ciglia folte che ho. Lasciamo asciugare un attimo e poi diamo una seconda mano. Intanto andiamo a passarlo nella riga inferiore. Voilà, guardate un pochino l'effetto, è veramente straordinario questo piccolo mascara per 2,49 euro. Ok, cosa abbiamo lasciato per ultimo? La cosa più importante, la nostra bocca. Ricordiamoci ovviamente che come tutti i make-up estivi è bello essere naturali. Quindi io la bocca, visto che ho caricato un pochino gli occhi, andrò a farla color nude. Una matita di pupa 001, quindi la più naturale. E andiamo a disegnare il nostro contorno. Sono innamorata del mio Baby Lips di Maybelline New York perché è velocissimo da applicare, rimane davvero tanto e soprattutto mi idrata la bocca, pur essendo un semplice burro cacao. Ma ragazzi, ha un profumo che ve lo so di... Ecco fatto, guardate, semplice, velocissimo e soprattutto praticissimo. Ultima cosa, la nostra terra. Io sapete che sono in fissa per questa terra qua, non l'abbandono mai perché mi dura tantissimo sulla pelle, è di Le Beige di Chanel, è la numero 70. Oh, il profumo. No, non potete capire. Andate a provarla solo per il profumo. Dunque, andiamo ad applicare la nostra terra, pennellino e la applichiamo sulle nostre guanciotte. Decidete voi l'intensità, a me piace avere un colorito molto diverso dal mio, quindi un po' sul collo. È
ecco un'idea di make-up estivo non troppo importante, con pochissimi prodotti, soprattutto leggeri per la nostra pelle. E poi siete pronte per una bella serata sulla spiaggia.